inserendo Ansama nella composizione, che sta trovando una buona sinergia con Vander e sta trovando una buona sinergia con l'intera squadra. Questo roster di giocatori giovani, abbiamo visto Fina, abbiamo visto Inspire, abbiamo visto Larsen avere delle fenomenali performance verso la fine del Summer Split, e adesso stanno continuando su quella via. Non si fanno demoralizzare da uno scarso risultato in quei playoff, non si fanno demoralizzare da un pacco di corchi nella fontana quando quella poteva tranquillamente essere una vittoria. Questi Rogue sono tornati forti, sono tornati convinti, sono tornati per dire all'Europa che sono un team da top 4. Assolutamente, e mi piace molto Inspired. Già l'anno scorso cominciava a tirare fuori quelle carry performance in solitaria, tirandosi in spalla tutto il suo team e dice: ragazzi, faccio io, offro io oggi. E non vedo l'ora di arrivare anche nelle settimane successive, quando ci sarà la 10.3 finalmente introdotta, in cui i jungler riotterranno un po' di esperienza, quindi verrà data un po' più responsabilità ai jungler in sé per sé del loro ruolo in giungla, di che cosa devono fare, cosa possono fare, qual è il loro potenziale vero e proprio, perché ad ora sembrano essere un po' il supporto della corsia centrale, e l'abbiamo visto nel match precedente, la corsia centrale ha dominato molte delle attenzioni con i due top laner che, se non hanno quelle supreme game breaking, team fight deciding, purtroppo un po' a basso impatto. Ma signore e signori, ci siamo! Stiamo per entrare nella terza selezione campioni di questa serata, Rogue contro Vitality. E anche qua ci sono molti discorsi da fare sulla priorità che queste squadre potrebbero avere in fase di draft. Immediatamente il ban dei Vitality arriva su Olaf, uno dei campioni su cui Inspired è riuscito a performare in assoluto meglio nello scorso split, anzi a tratti sembrava quasi una specie di one trick. Lo togli da Olaf, improvvisamente la sua performance inizia un po' a traballare, ma finché mantiene campioni con questo stile, alta aggressione nel early game e alto potenziale di snowball, è una bestia. Altro lato, i Rogue invece decide di bannare il meta, ciò che c'è sul menu di solito, vedi quella Cassiopeia, vedi 7 Aphelios, niente di eccentrico, anche se quella Cassiopeia un po' va a indicare magari sulle solo lane qualcosa vuoi inventarti. Vitality, abbiamo detto, Olaf bannato nei confronti di Spired, Akali sei red side, devi per forza di cose bannarla. Quella Syndra fa pensare a un Larsen tenuto sotto controllo. Sì, Syndra è un campione che adesso, da quando è stata riattivata questa seconda settimana, ha comunque mantenuto una priorità abbastanza alta, essendo comunque un potentissimo flex a livello di draft. Non l'abbiamo vista chiaramente ancora perché appunto disattivato per via di bug, ma nella stessa giornata di ieri gli Origin ci hanno dimostrato che addirittura Upset tira fuori facilmente un mago da corsia inferiore che è tra i più validi tra quelli che puoi inserire in quel ruolo. Alla fine Senna sarà il primo pick di Rogue, mettendo quindi questo consistente di carry nelle mani di Ansama. Non è certo un Xayah, un campione con cui può fare una performance da 1v9, ma è consistente e vediamo con cosa lo circondano. Pantheon ed Elise dall'altro lato, i Vitality premono sull'acceleratore, vanno per l'early game violento, aggressivo e pieno di sudore e sangue. Mamma mia, vedere Pantheon in competitivo è una bestia rara. Già, più che altro perché è bannato il più delle volte. E adesso vedi Pantheon e Elise come primi due lock-in e penso: non vorrei essere Fini in questo momento. Quel ragazzo verrà divato così tante volte. Fino Larsen che siano, in ogni caso, i solo laner, ma persino Ansama e Vander, mettiamoci un po' tutti, qualsiasi laner, se sei un laner di Rogue non sei al sicuro. Le torri sono praticamente ignorabili fin dal livello 3. Questi giocatori dei Vitality possono andare, creare il caos, forzare aggressioni un po' dove vogliono. Adesso mettono Fizzy, Mana Seiken e completiamo la dive comp per le torri, perfetto. Sarebbe... Oh! Aurelion Sol? Un po' di over qua, curiosi, vediamo quale sarà alla fine la scelta definitiva. Nel frattempo, da parte di Rogue, Jarvan e Braum, quindi vai subito a mettere una buona frontline davanti a quella Senna per assisterlo un po' a fare danno. Non sono particolarmente fan delle tendenze di mantenere Senna come carry primario della squadra. Voglio vedere cosa vanno a piccare, soprattutto per Larsen in corsia centrale Rogue, perché voglio vedere un carry primario. Senna a mio avviso non può essere un carry primario, un DPS troppo situazionale, è incostante nell'esecuzione, per quanto sia veramente forte, soprattutto se riesce a snowballare e trovare i giusti oggetti della letalità in tempo, non è una di carry tradizionale e quindi hai bisogno di o un campione da mid che non sia un assassino, che sia un campione che possa fare danno continuativo. Per questo mi dispiace vedere un po' il ban di Cassiopeia, oppure un top laner che possa riempire molto bene quegli spazi nei teamfight.
Vedremo, perché con il ban di Diana e Mordekaiser due fonti di danno sostenuto magico soprattutto vengono rimosse, e questo purtroppo è un gran peccato, ma cominci ad attaccare la champion pool degli AD Carry e hai bannato già Aphelios, hai bannato Xayah, potresti addirittura permetterti di bannare Miss Fortune, ma hai già Braum come risorsa per andare a gestirla in early game. Già, infatti il ban di Xayah è prevalentemente mirato al togliere chiaramente l'opzione di Xayah Rakan. Alla fine optano comunque per il ban di Miss Fortune e Comp tornerà sull'Ezreal. È anche abbastanza particolare nel meta attuale, che abbiamo già visto un paio di volte con successi variabili, diciamo, nel panorama competitivo di questa, di questi primi passi della stagione, ma decisamente qualcosa di fuori dal meta del top AD Carry. Insomma, stiamo già un po' scendendo nelle tier list personali dei giocatori. Assolutamente. Questo sarebbe un pick che voglio vedere. Volevamo danno sostenuto magico. E che dici? L'imperatore di Shurima va bene? Ottimo. Scaling in ottimo. Late game, fonte di danno enorme nelle fasi centrali di partita, possibilità di separare il fight con la sua suprema, e hai un'altra suprema giusto per ridurre ancora più a brandelli un possibile team fight. I Vitality hanno preso tanta violenza nei loro primi due pick, ma anche un grosso problema. Certo, puoi aggredire, ma non puoi scappare una volta che hai ingaggiato. Già, e quindi la preoccupazione più grande dei Rogue sarà sopravvivere a questo early game esplosivo dei Vitality con questa combo di Elise Pantheon. E adesso bisogna ancora vedere quale sarà l'ultimo solo laner, perché Pantheon può andare a occupare sia la mid lane che la top lane per quanto riguarda i Vitality. E questa Camille mi piace, perché è un'assicurazione un po' secondaria verso le fasi più avanzate di gioco. Cavo Shard, con questa Camille adesso si è aperto la possibilità della win condition dello split push con un campione del genere. Uno split push che non può essere retto dai membri invece dei Rogue, che sono tutti incentrati sul team fight e sullo scalare in primis, perché hai quell'Ornn. Una volta ottenuto il livello 12 ottiene la sua forma Exodia, chiamiamola così, ottiene un botto di armatura, potenzia i suoi stessi oggetti e successivamente va a potenziare gli oggetti dei suoi alleati, che nelle fasi avanzate di partita scalano mostruosamente bene. Sono tanti gli strumenti che i Rogue hanno, ma devono arrivare a quella soglia, a quel ho caricato abbastanza il mio cannone e posso distruggere quel pianeta. Già, infatti non mi dispiacerebbe vedere un Nazir un po' più incentrato anche sulle prime fasi di gioco, con magari Echo di Luden e una Cometa Arcana, un'evocazione di Airi, piuttosto che un tempo letale con full focus sul late game, perché Azir comunque un campione che nelle fasi finali di gioco ha una presenza di teamfight strepitosa, e affiancarlo a Senna è una cosa che apprezzo veramente tanto. L'importante è che Ansama non perda rilevanza nell'early game, perché altrimenti Senna rischia di rimanere troppo indietro, e a quel punto è soltanto Azir a dover reggere il peso di essere il DPS di questi Rogue. È importante anche che Jarvan e Ornn non arrivino alla fase di teamfight dove la loro presenza possibile in frontline viene distrutta e non possono essere quella prima fonte di protezione per i propri carry. Dall'altro lato l'obiettivo di Vitality è l'opposto, è andare ad attaccare subito Azir, impedirgli di scalare, Jarvan e Ornn, impedir loro di poter essere la frontline avversaria, arrivare al mid game, arrivare ai primi fight con quel passo avanti, 2, 3, 4 passi avanti. Elise Pantheon vuol dire dive, vuol dire aggressione ai primi livelli, vuol dire che se a 15 minuti io non ho almeno qualche kill in più di te, o almeno un po' più di CS, almeno qualche oggetto completato in più, non vado a contestare i primi draghi, non mi metto per l'avanti sulla conquista delle messaggeri, delle placche, delle torri, allora il mio ritmo di scaling farà veramente fatica a contrastare quell'avversario. Soprattutto se tieni conto del fatto che hai selezionato Ezreal dalla tua. Ok, l'hai sottolineato prima, c'è Camille come assicurazione per danno sostenuto fisico e scala mostruosamente bene nelle fasi avanzate. Quello rimane un Ezreal. Sei andato a scavare in fondo al barile per cercare quel pick. Signore e signori, ci siamo! Siamo sulla landa degli evocatori per il terzo match di questa serata. Rogue vs Vitality. Rogue dal lato blu della mappa contro i Vitality dal lato rosso. Ci siamo! E da casa, quindi con i vostri hashtag, potete farci sapere per chi fate il tifo. Hashtag RGEWin per i Rogue, hashtag VITWin per i Vitality. Invece Vitality ancora alla ricerca di quel primo punto in classifica, mentre i Rogue una win li porterebbe su un 3-1 molto 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 dignitoso, soprattutto considerando che con la presenza dello scontro tra G2 e Origin a chiusura della giornata si assicurano che una di quelle due squadre andrebbe a pari merito con loro, che è esattamente dove i Rogue vorrebbero trovarsi. Assolutamente, quasi sulla vetta del mondo.
Allora, parlavi prima di cometa arcana, di evocazioni di aerei. L'Electroshock ti pare abbastanza aggressivo come selezione da parte di Azir per l'early game? Era appunto, stavo giusto per menzionarlo. Beh, volevo un Azir un po' più incentrato sulle prime fasi. Perfetto, esattamente ciò che mi aspettavo da parte di Larsen. Oltretutto, un'altra cosa da notare: il primo drago sarà un drago infernale, quindi questa non sarà una landa infernale. Avremo un cambiamento rispetto alle scorse partite. Vedremo ancora quale sarà l'obiettivo, un po', o meglio, dove andrà a parare la landa. Livello 1 molto interessante qua da parte di Jaktrol. Tenteranno il knock-up, lo trovano subito. Oh. Purificazione, perché Larsen si è reso conto: se tolgo lo stun sono a posto. E guarda Seiken quanti danni ha preso. Questo trade non ne vale assolutamente la pena. Già, beh, hai preso la purificazione avversaria, quindi adesso molto più importante per Skins puntare su quella mid lane, soprattutto perché già con livello 2 potenzialmente di Seiken la possibilità di un dive va ad attivarsi dal momento che ti basta avere la E. Inspired però subito in invasione e ovviamente visto dalla composizione avversaria mentre pulisce quel lume, ma rimanendo su questo lato superiore di mappa assicura una presenza di supporto per il suo mid laner principalmente. Larsen non fa fatica in questa corsia centrale a prendere subito il sopravvento, a prendere controllo di corsia contro Saken, contro il suo Pantheon, che invece è costretto a giocare più difensivamente. Adesso sono curioso di vedere cosa farà Skins, perché Skins ha visto Inspired invadere la sua giungla ma non l'ha visto uscire. Non sa quanto Inspired è rimasto in quella giungla, non sa cosa ha preso. E infatti lo vedi subito spostarsi, almeno per capire quanti danni ha subito in questa invasione. Va a controllare i lama vecchi, vede che ci sono, dice ok, allora che cosa ha invaso? Ha invaso il red buff, ma questo me lo aspettavo come minimo. E Inspired, per essere sicuro al 100% che non ci sia un counter invade da parte di Elise, nonostante la pressione bottom lane, cosa fa? Subito il suo red buff e poi si gira sul resto dei campi della sua giungla. No, un patting abbastanza interessante qua da parte di Inspired, però è importante che vada a togliere queste prime risorse indispensabili per Skins per raggiungere il livello 3 rapidamente e avere il red buff che aiuta molto in tentativi di gank e di assistenza. Questo per offrire ancora più sicurezza a Larsen e anche a Finn per certi versi su quel lato superiore di mappa, perché Camille comunque ha un po' di danni dalla sua e il duo soprattutto Camille e Liz possono essere molto pericolosi su Orna ai primi livelli. Finn, vediamo adesso. Oh, Finn adesso aggredito per mano di Kavoshard. Arrivata è stata difensiva, conquistatore attivato. Skins tenterà il lockdown nei confronti del diretto avversario, sarà costretto a flash difensivo. Alla fine nulla da fare. Inspired arrivava giusto in caso ci fosse il tentativo di dive, ma nulla da fare. Vitality decidono di accettare il flash di Finn come sacrificio. Già, Finn nervi saldi in quella situazione, trattiene il flash. Skins che cerca invece di predirlo e non trova il bersaglio con il cocoon. Penso che Finn non avesse nemmeno disponibile il soffio del mantice, avrebbe potuto utilizzarlo per andare un po' a negare il controllo del rampino iniziale di Kavoshard. Alla fine comunque riesce a portarsi in salvo, non utilizzerà nemmeno il teletrasporto per tornare in corsia perché la wave è in una posizione un po' scomoda per lui, un po' troppo avanti sotto la torre di Kavoshard, quindi sarà semplicemente un rapido pit stop in base che forse sì gli costerà un po' di esperienza, un po' di CS in differenza, ma se non altro Skins non ha trovato quella prima uccisione per mettersi sul tabellone e partire con lo snowball con questa Elise. Il lume è scaduto. Ok, no, Elise non si è neanche spostata a fare il suo campo di giungla. Se no sarebbe stata un'informazione importante. Alla fine niente di guadagnato, niente di perduto da parte di entrambe le squadre. Reset anche da parte dei jungler, che quindi acquistano la loro prima parte degli oggetti della giungla. Inspired che opta per lo smite rosso, lo smite dello sfidante, quindi puntando un po' di più allo scontro diretto, al contestare l'aggressione early di un Elise, mentre Skins, che chiaramente non ha bisogno con un pick del genere, preferisce lo smite blu per avere quel potenziale di gank un po' più potente, rallentare l'avversario, quindi rendere più facile il colpire un cocoon iniziale e aiutare anche i suoi compagni di squadra a portare i loro controlli, perché entrambe le solo lane dei Vitality abbiamo visto hanno dei potentissimi CC, non necessariamente a target per quanto riguarda Kavoshard, ma quel rampino non è difficile da colpire. Nel frattempo vediamo da parte di Ansama e Vander un po' di aggressione nei confronti di Comp e Jaktrol. Skins addirittura pronto al dive nei confronti di Finn. Sanno perfettamente che non ha il flash e Seiken sta arrivando alla corsa centrale. Mobility boots dalla sua, mi sa che Finn deve battere in ritirata e anche in fretta. Arriva il cocoon, bello lockdown trovato. Seiken andrà all'inseguimento. Bello il pilastro per andare a rallentare Skins e comunque tagliargli la strada anche grazie all'aiuto dei minion. Già, e Seiken ha fatto un investimento abbastanza costoso qua con questi stivali, perché puntando tutto sulla mobility, quindi sull'andare a roamare, sull'andare a liberarsi dalla lane e andare a impattare le altre corsie, stai sacrificando un sacco di statistiche in questi primi momenti, quindi soffrirà ancora più pesantemente il matchup diretto con Larsen. E su questo primo roam già non trova successo, anzi costretto ad allontanarsi dalla lane, cedere quindi pressione in mid senza ricavarne niente.
Inspired può tranquillamente avvicinarsi al drago adesso che il mid laner avversario non è presente e portarsi a casa un primo drago infernale per la sua squadra. Primo e unico, alla fine. Sì. Prossimo drago sarà un drago della nuvola, uno dei migliori draghi a singola copia, poter ridurre il cooldown delle supreme che hanno poi i rogue, molto potenti in teamfight, il cataclisma di Jarvan, la suprema di Ornn, l'evocazione del dio della forgia, la scorta imperiale di Azir, giusto per dirne un'altra. Già, la cosa più importante da menzionare quando si parla di cooldown delle supreme, o meglio, ci sono due cose importanti. La prima è la durata del cooldown, perché la suprema di Ansama, così come quella di Finn, hanno dei cooldown molto lunghi. Quindi una riduzione percentuale sarà più efficace su questi cooldown rispetto che cooldown più brevi. L'altra cosa è quanto vuoi usare quella suprema proattivamente. Nel senso, se Finn non ha la suprema, i rogue non fightano. Ogni volta che finisce la suprema, i rogue cercano di fightare attivamente quella non suprema che idealmente vuoi usare ogni volta che è disponibile. E quindi averla disponibile più spesso ti permette di essere proattivo più spesso e giocare in maniera più aggressiva più spesso. Mentre una suprema, come potrebbe essere, non so, quella di Comp, ad esempio, la suprema di Ezreal, è una suprema che utilizzi quando fighti, non per fightare. Quindi non è così indispensabile avere un cooldown ridotto su di essa. Assolutamente d'accordo. Vedendo quello che sta succedendo in questa partita, continuiamo a vedere i Vitality trovare dei piccoli successi, dei piccoli vantaggi a livello monetario, ma non snowballano in un vantaggio vero e proprio. Non hai queste conquiste di risorse importanti, non hai un primo sangue, non hai un drago come l'hanno appena preso i rogue grazie alla posizione in corsia superiore sul dive nei confronti di Ornn. Ci sono tanti tentativi di prendere vantaggio, ma nessuno di questi ha successo. E questo è pericoloso per una team comp basata sull'early game. Già, soprattutto perché la maggior parte dei vantaggi stanno nelle mani di Kaboshard, che grazie a quel primo gank di skins è riuscito adesso a crearsi una certa differenza in CS, ma in mid è Larsen ad avere il vantaggio in CS, così come anche in bot è Ansama a dare un po' di distacco a comp. Per i Vitality c'è sempre più bisogno di iniziare a creare qualcosa con questo early game molto potente che hanno, altrimenti i rogue inizieranno a attivare il loro scaling e diventare sempre più difficile da gestire. Seiken continua a farmare sotto la sua struttura, Mobility Boots che ad ora tornano ben poco comodi, suprema di Ezreal dalla distanza con il tentativo di furto del red buff. Questo però vuol dire per Skins avere informazioni, va subito per il messaggero della Landa in solitaria. Hai comunque Camille che sta pushando top lane grazie alla Tiamat, e quindi non hai paura che arrivi Ornn a darti fastidio o arrivi a Azir. Questo è uno dei vantaggi principali dei Vitality nei confronti dei Rogue. La priorità di corsia che riescono a ottenere molto in fretta. Già, assolutamente. Pantheon pulisce la wave molto rapidamente e anche Kaboshard con quella Tiamat non fa certo fatica. Quindi per i Rogue, almeno su questo lato superiore di mappa, il gioco passivo è spesso un po' forzato. Finn adesso nuovamente vede una wave enorme presentarsi alla sua torre, vede il midlane avversario sparire dalla corsia centrale, inizia a sospettare qualcosa, non può esporsi troppo per evitare di essere vittima di un dive. Qua riesce a disinnescare un po' la situazione minacciosa e non è costretto a sacrificare tutto questo gol, tutta questa esperienza. Un'ottima cosa, una cosa molto importante per lui per mantenersi almeno sì quel passettino indietro rispetto a Kaboshard, ma senza rimanerlo troppo, ecco. Sei comunque un tank, avrai comunque la tua utilità, ma vuoi essere una buona frontline per la tua squadra quando arriva il mid game. Già, l'unica cosa che vai a perdere è soltanto l'esperienza del minion cannone, che è un po' quello fondamentale di questa corsia. Qua molto aggressivo Finn, vuole andare a ingaggiare Kaboshard, non trova il secondo knock-up, ma arriva la suprema di Senna, un ultimo colpo di Q, Finn purtroppo non trova, invece sì, la fiammata del mantice porta a casa il primo sangue, Ansama dalla bot lane che supporta il top laner di suprema. Fantastica azione qua, cross map addirittura da parte dei Rogue. Finn bravissimo a cercare quell'engage iniziale. Aveva quell'ustione presa dal libro di incantesimi non sigillato. C'era la minaccia su un Kaboshard che comunque riesce a destreggiarsi molto bene attorno alla suprema avversaria, evitando la riattivazione. Ma con la suprema di Ansama, con tutti quei danni che arrivano dalla distanza, Kaboshard non riesce a portarsi in salvo in tempo. E ottima azione da parte di Finn. In tutto ciò Finn non ha nemmeno dovuto investire il suo flash per aggredire contro Kaboshard, che invece ha dovuto farlo. Qua tentativo di stun nei confronti di Jackdroll, purtroppo non va a segno. È Rakan, la mobilità che porta dalla sua contro Braum è il motivo per cui lo vai a selezionare. Già, purtroppo non un bersaglio così semplice. Vander dovrà limitarsi a cacciarlo dalla sua giungla, ma non dopo che Jackdroll aveva già piazzato un po' di visione, si è già assicurato di
cosa succeda nella giungla avversaria in questo momento. Vedere Larsen che sta picchiando sotto la struttura avversaria Seiken è preoccupante per Seiken. Per Larsen davvero complimentoni, perché gestirsi con Azir un early game abbastanza potente da sfruttare a modo l'Electroshock, wow. Già, tanto di cappello. Molto deriva anche da quel livello 1, dove sì, Larsen è stato costretto all'utilizzo della purificazione, ma poi non ha mai pagato il prezzo, veramente. Anzi, ne ha trovato lui il vantaggio grazie alla risposta ottima che ha trovato nei confronti di Saken su quella stessa azione. Qua arriverà addirittura la Suprema di Pantheon. Cercheranno il dive cronografo perfetto per prendere tempo per quanto possibile. Vanno a resettare l'aggro della torre i Vitality. E Saken tanca di faccia grazie alla sua E. Finn sembra un dio immortale in top lane. Puoi divarlo quanto vuoi, non lo uccidi mai. Per fortuna dei Vitality, la Suprema di Finn non era disponibile per ancora qualche secondo. Già, perché quello sarebbe stato il disastro. Avrebbe potuto gestire il dive ancora più facilmente. Alla fine l'azione, il cronografo di Finn è stato utilizzato in un momento anche comodo per i Vitality, perché era giusto dopo che Skins aveva usato il rappel per mollare l'aggro della torre su di sé, e la torre non aveva ancora trovato l'aggro su nessun altro perché nessuno aveva attaccato Finn perché era in stasi. Quindi quei due colpi di torre si sono spenti sui minion che erano ancora presenti, e la stasi non ha fatto altro che guadagnare qualche secondo per Finn, ma alla fine era tutto ciò di cui aveva bisogno per dissuadere gli avversari da divare. Nel frattempo il secondo drago è caduto per mano dei Rogue, e il terzo drago si è manifestato come quello dell'oceano, quindi cespugli che spuntano un po' in tutta la landa, che diventa molto più misteriosa e pericolosa da attraversare. Assolutamente, soprattutto per i Vitality, che ora stanno un po' perdendo la presa di questa partita. Rogue già due buff conquistati dalla loro. Avvicinarsi così tanto all'anima, soprattutto dell'oceano, per un team che di scaling e di DPS e di fight prolungato vogliono fare il loro forte. Intanto Messaggero della Landa ha utilizzato in maniera quasi forzata quanto penso che stesse per scadere, quindi Skins sì, costretto all'utilizzo oltre addirittura il muro della Tana del Baron, per poi portarsi ancora una volta in posizione di quasi dive. Fin questa volta non è il flash, se non altro, ma guarda chi sta arrivando dal fiume. Oh, questo è pericoloso, perché Inspired insieme a Larsen sta arrivando. Bellissimo knock-up doppio. Cabo Shard qua prenderà un sacco di schiaffi ed è un'altra kill per Finn, con un assist che arriva dalla distanza anche per Senna. Quindi quattro persone che ottengono una kill participation. In tutto ciò però stai gestendo alla perfezione Cabo Shard, stai gestendo alla perfezione la pressione top lane. Quel messaggero si ha colpito, ha preso due placature ed è morto. Già, in realtà non so nemmeno se le placature sono andate nelle tasche di qualcuno. Non ho fatto caso effettivamente se i gold fossero raggiungibili dal range di Cabo Shard e di Skins, ma un ottimo modo per respingere questa prima aggressione. Qua adesso Vander cercherà di difendere la struttura in corsia inferiore insieme al Sama. Questa è una delle uniche debolezze di Senna, il continuare a subire purtroppo per lei quel limite, la velocità d'attacco, e quindi la pressione che un Ezreal e un Rakan riescono a tirarti fuori. Mancano ancora pochi secondi alla Suprema di Saken, quindi il tentativo di dive, di all-in, di aggressione dalle altre corsie. Navigazione, flash istantaneo, bellissimo! La scorta imperiale per difendersi dal tentativo di ingaggio di Jackthroll, che ha investito tutto! Ah, in una mossa sola Larsen brucia flash, ignite, suprema di Jackthroll e lo stesso flash di Seiken che ha cercato di utilizzare per ingaggiare l'azione stessa. Larsen sì, ha dovuto utilizzare le proprie summoner spell e la propria suprema, ma ne è ben valsa la pena. E sono di nuovo in top lane i Vitality. Ancora una volta provano a aggredire questo Ornn. Ancora la Suprema non è disponibile. Ma questo giro Seiken è stato trovato fuori posizione. E questo è disastroso perché non ha via di scampo. È un Pantheon. Lui vuole soltanto combattere e vuole lanciarsi in avanti. Non ha una via di fuga. Vuole combattere, Larsen lo soddisfa. Ecco i miei soldati. Vediamo se riesce a sconfiggere tutti. Seiken non può fare niente. E quello che sembrava essere l'inizio di un altro dive sulla top lane si conclude ancora una volta in maniera disastrosa per i Vitality. Finn sta giocando in maniera così tranquilla, sta continuando a prendere i suoi oggetti tanca. Corpetto di Rovi adesso non solo, il mantello infuocato dalla sua Cabo Shard inizia a fare un po' di fatica in quello scontro diretto. E infatti è stato costretto ad andare addirittura per l'idra famelica pur di riottenere quel sustain che ottieni dal conquistatore. Almeno le cure mitigate dalle ferite gravi puoi continuare ad averle, ma a quale costo? Sei una Camille che, ok, investire in una Tiamat per avere pressione,
investire tutto in un'idra famelica fin da subito è un bel azzardo. Eh no, perché vai ovviamente a ritardare un sacco il, l'arrivo della Trinity. Povero Seiken, adesso trovato fuori posizione, cercherà lo stun, il knock-up purtroppo non lo colpisce, ma la Suprema di Ansama sì. Crei un corridoio di rallentamento? Bene, ti sposti nella direzione della Suprema di Senna. Ezra lancia la sua di Suprema. Verrà parata. No, Vander purtroppo riflessi un po' lenti qua. No, non ha alzato lo scudo, però. Riflessi molto lenti allora a quel punto. Addirittura un'altra capocciata da parte del messaggero, che, con il quale sono riusciti a prendere due torri e buona parte di questa terza. I Rogue ancora una volta in un colpo solo si prendono così tanto. La loro gold leader adesso segna 3300 unità, siamo a 16 minuti. Hanno già due draghi della loro, due torri, quattro uccisioni. Vitality stanno un po' brancolando nel buio. Ancora una volta purtroppo qua, cioè vedi il messaggero Randa che va ad abbattere la tua struttura e rimani sotto torre contro un Azir. Già, purtroppo Seiken lì un po' illuso dalla presenza nelle vicinanze comunque di Jack Trolley Skins, pensava di poter rispondere almeno in un 2 contro 3 o al peggio per lui un 3 contro 3, ma l'arrivo di Ansama, l'arrivo di Vander, l'arrivo di una situazione dove improvvisamente ti trovi senza torre, gli avversari ti lanciano addosso 4 supreme e tu non puoi fare veramente granché per rispondere. È purtroppo la storia un po' di questa midlane per Seiken, che non se la sta passando benissimo. I pick che i Vitality hanno utilizzato, hanno preso per cercare di far leva su un loro forte early game, non hanno fatto altro che soffrire. Già, volta dopo volta Ansama qua era trovato fuori posizione, cronografo prontamente utilizzato, il teletrasporto di Finn per cercare l'ingaggio. Knock-up su Seiken, i danni non sono molto alti grazie a un ottimo scudo. Finn cercherà l'inseguimento, rallentato al livello 11 che per un istante salva Seiken, ma la cannonata finale di Ansama con un'ultima Q porta a casa la kill. Portano a casa anche il terzo drago, che è un drago oceanico. Sono a Soul Point e Jackroll tenta il dive su Inspired. Follia pura, soprattutto considerato Larsen lì accanto. Un'aggressione che si è spinta molto avanti, ma i Rogue stanno facendo un utilizzo sensazionale di questi cronografi. Ogni volta che senti il suono della stasi, è un membro di Rogue che non solo riesce a sopravvivere all'aggressione avversaria, ha le giuste circostanze per rovesciare l'aggressione sulla testa dei Vitality, che in questo momento sembrano non poter trovare niente. Al di fuori di quelle due torri abbattute, sono ancora zero uccisioni, sono ancora pesantemente indietro per quanto riguarda le risorse, soprattutto in quella corsia centrale con Larsen che sta dando quasi 60 minion di distacco al suo avversario. E qua rivediamo ancora una volta la corsia inferiore dove Ansama vede Seiken arrivare da questo lato inferiore. Skins inizialmente si immagina che Ansama fugga verso la sua base, invece Ansama, conscio di avere quel cronografo, conscio di avere il suo supporto nelle vicinanze, il teletrasporto in arrivo, semplicemente prende tempo. E questo permette quindi l'arrivo dei suoi compagni di squadra, permette di spingere ancora una volta l'aggressione ancora più in profondità con questo dive. E un'altra morte per Seiken, che 0-3-0 non se la sta passando bene questo game. Purtroppo no, ma sono i due solo laner dei Vitality un po' abbandonati a se stessi, nonostante tutte le attenzioni che hanno ricevuto, che sia da parte di Jackal dalla corsia inferiore che si è spostato mid lane, che sia da parte di Skins e Seiken sulla corsia superiore per aiutare Kaboshard. Già, i Rogue hanno gestito così bene tutta la situazione. Esatto, questa è la cosa più che fa bruciare ancora di più questa situazione di svantaggio in cui i Vitality si trovano, che hanno avuto le giuste intenzioni, hanno fatto le giuste mosse. È stata semplicemente una questione di tempistiche o esecuzione o risposta ancora più perfetta da parte dei Rogue. Sembrava che ad ogni colpo dei Vitality i Rogue avessero la risposta perfetta, e questo può essere molto demoralizzante per una composizione che puntava molto sull'aggressione in early e vede proprio disinnescarsi ogni proprio tentativo di aggressione. Qua tentano addirittura di conquistare la prima struttura dalla loro, i Vitality sulla corsa centrale, invece nulla da fare, quella torre rimane ancora in piedi grazie all'intervento di Finn. E questo è grave, perché non poter aprire la mappa, soprattutto con una team comp del genere, che magari sfrutterebbe anche bene questi bush dati dal drago oceanico, li mette ancora più in difficoltà, va ancora a rallentare di più le tempistiche della partita. E per un team come i Rogue, che stanno puntando tutto sullo scaling, nonostante stiano rispondendo così bene all'early game,
Per loro è oro colato. Già, assolutamente. Più i Rogue riescono a sopravvivere senza perdere pezzi, più sono contenti. Più tempo hanno Senna e Azir di scalare, più tempo a Finn di fare i livelli e quindi completare oggetti, potenziare quelli dei propri alleati. I Vitality ormai paradossalmente fanno più affidamento su Ezreal che su chiunque altro, che Comp sta mantenendo un ottimo farm, per quanto sia 0-0-0 non ha trovato niente di particolare, ma neanche ha sofferto quanto invece ha fatto Kaboshar, che con questa Camille doveva essere un po' quell'assicurazione da late game con il suo potenziale di split push, ma ritardando così tanto l'acquisto della sua virtù della triade, rimanendo anche abbastanza indietro nello scontro diretto contro Finn, significa trovarsi in una situazione in cui inizierai a vincere le side lane troppo tardi. E guarda Finn adesso, è da solo in bot e sta minacciando la torre interna. Kaboshard va e andrà a rispondere, ma deve stare attento, deve stare veramente attento. Qua Lassen cerca l'ingaggio su Comp, i danni in entrata nei suoi confronti grazie all'Electroshock sono enormi. Quella è una Azir, ragazzi, non una LeBlanc. Situazione veramente difficile per i Vitality, che adesso si vedono a un minuto dalla potenziale anima del drago oceanico per gli avversari. Abbiamo parlato molto dell'anima infernale nelle scorse due partite, ma l'anima del drago oceanico è... mio Dio, è veramente opprimente. È veramente opprimente perché diventa così difficile uccidere i tuoi avversari in un fight sostenuto, in un fight continuato. E se guardi i campioni avversari, se guardi tre membri della frontline, hai un Ornn, hai un Jarvan, hai un Braum, chi riuscirà a ucciderli in una fase avanzata di gioco? Seiken sta puntando tutto sulla letalità, fino a soltanto oggetti d'armatura nel suo inventario. Comp è un Ezreal, non è un AD carry tradizionale, è un AD carry che fa molta fatica ad abbattere i tank finché non arriva ad una build, non dico completa, ma quasi. Oh, Finn qua cercherà di prendere tempo per quanto possibile, va a evocare la sua Suprema, bloccato prontamente per mano di Seiken, adesso arriva dalla distanza la Suprema di Senna, tanti danni in entrata. Nel frattempo però stanno facendo il barone nascere i Rogue. Finn, nonostante tutto, sembra mettere in grave difficoltà i membri dei Vitality. Flash attraverso il muro per prendere un po' di tempo. Vogliono solo trascinare in avanti la partita. Seiken adesso potrebbe caderci un ultimo colpo. Nulla da fare. Alla fine Kaboshard, protocollo di precisione e via. Ma quanto hanno dovuto investire per ucciderlo? Un sacco di tempo, in primis due flash. Un ustione, la Suprema di Kaboshard. Sì. Anche Finn ha utilizzato la propria Suprema e il proprio Flash, ma i Rogue erano veramente a tanto così da prendersi il Baron. Se soltanto i Vitality non fossero andati a controllare, se Comp non avesse lanciato la sua Suprema. E adesso, con il vantaggio numerico, forse i Vitality possono cercare di avere priorità su questo drago. Arriva persino Kaboshard con il teletrasporto. Alle spalle, sì, ma Jackdraw è stato bloccato e questo è gravissimo. Adesso Kaboshard teletrasporto di seguimento, Inspired attraverso il muro, si salva con il Flash. Skins fugge via, ma nella giungla avversaria, informazioni che queste... potrebbero costare caro. Ancora una volta il drago oceanico viene aggredito per mano di Comp in solitaria, però Finn arriva. Infatti, il teletrasporto disponibile. Comp è costretto al flash addirittura. Oh. Finn alla fine teletrasporto per unirsi al fight. Questo è drago oceanico e questa è anima dell'oceano per i Rogue. Buona fortuna Vitality, ne avrete bisogno. Già, mi piace che non hai menzionato il flash di Larsen per essere subito rispedito indietro con la conifera esplosiva. E sono d'accordo, non lo menzioniamo, così la gente a casa magari non se ne accorge che l'ha fatto. Tranquillo Larsen, il tuo segreto è al sicuro con noi. Sì, buona fortuna, decisamente. I Vitality adesso hanno un'impresa abbastanza ardua, perché se prima hanno fatto così tanta fatica a uccidere Finn in due, immaginateli ora. Adesso non solo ci metterebbero molto più tempo a ucciderlo, ma probabilmente Finn potrebbe trovare una kill in cambio, perché prima ci è mancato veramente così. E sto tenendo le dita veramente vicine adesso, perché chiaramente non può vedermi, ma per poco non ha trovato la kill su Seiken. Adesso ha persino completato il fulcro dei geli come suo secondo oggetto, quindi veramente, veramente timore per i Vitality adesso e per come pensano di poter affrontare la composizione avversaria, soprattutto nei fight. Adesso veramente ancora più che mai il peso grava un po' su Kaboshard e sul suo split push, perché in un fight 5 contro 5 abbattere i tank sarà veramente difficile. Larsen, abbiamo già visto, è un frullatore con questo Azir, veramente peggio che su TFT. La situazione diventa un... cosa facciamo attorno a questo Baron? Non abbiamo visione, non abbiamo sicurezza, non abbiamo certezze, non abbiamo niente. Inspire se lo può tankare di faccia con Larsen che mette giù il DPS. Ezreal dalla distanza controlla e trova Inspired danneggiandolo pesantemente, questo è molto importante. Kaboshard alla fine in solitaria riuscirà a conquistare la struttura numero 2 in bot lane e ora potrebbe addirittura puntare
alla torre dell'inibitore. Bello da parte di Jektro questo knock up triplo con ingaggio. Ma... devi investire Suprema e Flash per dare un po' di tempo a Cabo Shard, ma è soltanto un po' di danno sulla torre. Ma... niente di esagerato. Quell'engage di Jektro è stato... Allora. Allora, con calma, con respira. Vorrei tanto sapere qual è stata la comunicazione in quel momento. Perché Jektroll vedeva tre avversari su un lume, ha poppato la ulti, ha flashato, ha trovato il Charmlock, knock up su tre, nessuno dei Vitality si è mosso. Sembrava che Jektroll non avesse neanche detto sto andando ai suoi avversari. Non c'è stato un avvicinamento, nessuno era nemmeno abbastanza vicino da poterlo seguire. È stata un'azione a sé stante, dove sembrava quasi di essere nel practice tool, e Jektroll che fa pratica per vedere come fare quell'engage in partita su tre fantocci, ma... era il classico stop the ports e dice ok, vai. Non stavano bye. Nemmeno ricollando. Sì, stavano ricollando per tornare a fermare bot lane. Ok, ma... sì, still, è molto... sono tante risorse investite per un ingaggio su tre senza alcuna conseguenza. Già, purtroppo... contenti loro, contenti tutti. Adesso l'anima del drago è qualcosa che non andrà mai via. La pressione sul baron è qualcosa che non andrà mai via. È l'unico modo per i Vitality per rispondere un po' a questo livello di pressione è tramite lo split push come Cabo Shard ha fatto fino ad adesso. E quella è stata un'azione veramente ben congeniata, con il Cabo Shard che mantiene la pressione alta in bot lane e comunque il tenere un po' sotto scacco gli avversari attorno a questo Baron. Il fatto che i Rogue lo stessero facendo in due è un po' strano, perché magari sì, mostrando tre persone non sul Baron gli avversari non ci pensano, ma lanciarla sul piano di Ezreal non costa veramente niente, e a quel punto controllare è questione di secondi. Quindi tanto vale andare in 5 sul Baron, poterlo tankare molto più comodamente, poterlo uccidere molto più rapidamente e prenderselo con una sicurezza ben più ampia. Vander knock up nei confronti del diretto avversario, Suprema di Ezreal per danneggiare, sta arrivando Pantheon che proverà lo steal, nulla da fare, ottimo smite da parte di Inspired. E ora con i richiami base potenziati, Camille può pushare quanto vuole, ma Cabo Shard verrà fermato, il suo avanzare verso la struttura dell'inibitore bot purtroppo non porterà a nulla. Già, e questa è una di quelle situazioni in quanto dove da split pusher sei ancora più scoraggiato, perché stai split pushando, stai cercando di fare qualcosa, l'avversario prende comunque l'obiettivo che stava andando a contestare, perché tu non puoi unirti, perché Cabo Shard adesso non è il teletrasporto, e non solo non riesci a prendere la torre a cui stavi puntando, hai semplicemente accompagnato i minion agli avversari semplicemente dicendo ad ecco prendete l'esperienza, prendete il gold, non vorrei che vi perdeste qualcosa, e sei costretto subito ad arretrare senza ottenere niente. Andiamo qua ai Vitality, provare un po' a difendere questa corsia centrale, un po' andando a baitare anche il tentativo di fight attorno a queste zone senza l'uomo dei Rogue. Ma Finn sta continuando a pushare sulla corsia inferiore, mette pressione molto alta e qualcuno deve andare a rispondere. Mandarci lì non so quanto sia saggio arrivati a questo punto della partita. È un ragno. Orna un martello. Sì, non proprio l'ideale. Già, non è un giornale arrotolato, ma fai il lavoro, ecco. Un giorno ci sarà una skin di Orna giornalaio, un giorno. Certo. Ma la pressione sulla corsia centrale, la corsia inferiore ora si fa sentire e i Vitality devono fare delle scelte. Mandare Camilla a split pushare top lane di sicuro ti aiuta a livello di risorse singole che puoi andare a trovare, ma hai perso la torre mid nel frattempo. Stai perdendo la torre bot ed è stata persa la torre bot. E ora sono due inibitori aggrediti contemporaneamente e Cabo Shard si sta chiedendo che cosa sto facendo della mia vita. È una di quelle situazioni dove cerchi di forzare uno scambio e, oh mio Dio, i danni su skins, ma l'unico scambio che l'avversario ti offre è questo. Teletrasporto di Cabo Shard, arriva l'ingaggio dei Seiken, bloccato dalla distanza. Inspire cercherà il knock-up e sarà un ingaggio facile con knock-up nei confronti di due persone. Finn trova l'ingaggio perfetto, la chiusura di Senna con la sua Suprema e Jektroll, unico membro rimasto in vita ma solo per un istante, e poi torna ad accompagnare i suoi compagni dritti nel reame dei morti, perché questi Rogue in 30 minuti hanno fatto il disastro. Già. Hanno fatto a pezzi Vitality ed è un 3-1 per loro. Vitality 0-4. Seiken, mi dispiace per te, ma il tuo KDA di questa settimana è di 0-10. Sì, i Vitality in questa settimana hanno trovato due uccisioni. Bello. Uno nel game di ieri, uno nel game di oggi. Non male. Se non altro sono consistenti su questo lato, ma... un'altra sconfitta che pesa
pesa veramente tanto sulle spalle dei Vitality. Questo chiaramente non è l'inizio che vorresti trovare. Certamente sei svantaggiato dalla mancanza del tuo mid laner titolare, sei costretto a giocare con un sostituto e è qualcosa che ti può arrivare a non dico giustificare, però dare un po' una spiegazione di questa mancanza fino a un certo livello, perché quelle sono comunque 4 sconfitte che pesano, che quando arriviamo alla 9ª settimana, quando arriviamo a conteggiare i punti che servono per accedere ai playoff, quelle 4 sconfitte saranno presenti, quelle 4 sconfitte saranno importanti e saranno pericolose per un team dei Vitality che adesso deve puntare a una ripresa il prima possibile. Devono incrociare le dita che i problemi con il visto di Miliza si risolvano al più presto e devono incrociare le dita che l'inserimento di Miliza nel team abbia un risultato, abbia un cambiamento drasticamente positivo, perché l'andamento per adesso è tragico. Assolutamente tragico, e in tutto ciò devi anche considerare, quindi attualmente, se si stanno allenando con Seiken per provare a cercare creare sinergia con Seiken, vuol dire che stai sacrificando il futuro con Miliza. Se ti stai allenando con Miliza, vuol dire che le prossime partite, finché non arriva Miliza, sono totalmente sacrificate perché manca la sinergia con Seiken. E in tutto ciò, poniamo caso, i Vitality, arriva Miliza, ribalta la situazione e si trova...